Buonasera a tutti, sono Chiara delle Armo della Prima B e la nostra classe, visto il tema della serata, la metamorfosi, guidati dalla professoressa Ursula Carullo con il suggerimento della professoressa Mariana Foglietta, presento un esperimento riguardante i possibili passaggi di stato della materia e l'effetto Joule. Cosa succede se colleghiamo un'anguria a un generatore di energia e la facciamo attraversare da corrente elettrica? Boom! L'anguria è distrutta! Cosa ha provocato l'esplosione dell'anguria? Gli sperimentatori hanno creato un accumulatore di circa 30.000 volt. Attivando l'interruttore si genera un'enorme quantità di intensità di corrente elettrica nel circuito, tale da creare la reazione dell'anguria. Che cosa succede all'interno dell'anguria? L'accumulatore scarica una quantità di elettricità capace di aumentare di 200 gradi Celsius la temperatura interna dell'anguria. La trasformazione di una parte di energia elettrica in altre forme di energia, in questo caso il calore, è detto effetto Joule. In questo caso l'acqua contenuta all'interno dell'anguria, che a livello del mare bolle a una temperatura di 200 gradi Celsius, entra nello stato di ebollizione in meno di mezzo secondo. La materia, se sottoposta ad una variazione di temperatura, subisce una trasformazione da uno stato fisico all'altro, chiamato passaggio di stato. Il passaggio di stato avviene attraverso una trasformazione fisica e non chimica, questo perché non viene alterata la composizione della sostanza, bensì solo il modo in cui sono legate le particelle. L'acqua infatti passa dallo stato liquido allo stato gassoso in pochissimo tempo. Il vapore crea una pressione elevata all'interno dell'anguria. Poiché il vapore presente all'interno dell'anguria non è il tempo di fuoriuscire dalla scorza, all'anguria non resta altro che esplodere!